Buongiorno, buon pomeriggio. Io come sempre vi aspetto perché tra quando io vado in diretta e quando arrivate c'è sempre un margine di tempo, quindi controllo di avere tutto a portata di mano. Ciao Massimo. Ciao Eli. Ok, vedere vedo bene e sentire deduco che si senta. Ciao Fede, ben arrivata, buon pomeriggio. Ok, aspetto ancora un attimino che arriviate. Nel frattempo, oggi appunto volevo fare un progetto facilissimo e super veloce. Con l'Alphabet Punchboard, perché l'abbiamo usata, se non mi sbaglio, in uno dei primi video che abbiamo fatto a marzo forse o ad aprile, ma avevamo usato, mi sa, quella piccola. Non sono sicura se questa qui è la versione piccola, mentre questa è la versione più grande. In realtà l'idea è partita da quella grossa, però poi oggi, mentre stavo mettendo a posto le cose appunto per la diretta, mi è venuto in mente che potevo provare anche a farlo con la piccola, quindi proviamo entrambi così al massimo se sbaglio, sbaglio in diretta. Allora, queste tavolette che tra l'altro stanno tornando, dovrebbero essere appunto a giorni in negozio, come scrivevo nel post, servono principalmente per creare le lettere. Sono abbinate entrambe a un libricino che spiega appunto come fare a realizzare le varie lettere e i numeri appunto nello stile tipo orologio digitale. Quindi così. Partono da due dimensioni diverse. Questa qui è quella dell'alphabet grande. Ciao, ciao, ciao. Quindi questa tavoletta qui, mentre questa qui, che si chiama mini alphabet, appunto è quella più piccola e parte da dimensioni diverse. L'idea di oggi era appunto quella di fare delle card tipo monogramma, diciamo. Con quella grossa, l'idea era partita da questa, però ho detto magari delle micro tag sempre monogramma con quella piccola si riescono a fare lo stesso. Quindi prendo, inizio da quella più grande, dimenticavo una cosa, volevo decorarle facendo dei fiori usando lo stoffa fix, che è questo, come si può dire? Questo prodotto liquido che viene venduto in questa confezione con lo spruzzino e che serve per irrigidire la stoffa, il tessuto, qualsiasi tipo di tessuto. Ho provato col lino, con la seta, che è un po' sprecata, ecco per questo, e con il cotone, con il jeans anche, e praticamente rende il tessuto più rigido. In questo modo riusciamo a fustellarlo e quindi a me piace un sacco perché mi piace tanto il tessuto e perché mi piacciono tanto tutte queste fustelline, questo mondo di carta, quindi l'idea di unire le due cose mi è piaciuta subito. Stavo dicendo una cosa. Mamma mia, perché perdo le parole così? No, niente, lo stoffa fix appunto si può usare per irrigidire la stoffa e la cosa bella che ho visto fare, ma che non ho ancora avuto modo di provare perché la mia stampante fa schifo, è che irrigidendo la stoffa, il tessuto, e tagliandolo chiaramente in un formato che entra nella stampante, diventa stampabile. Quindi se noi, non so, tagliassimo un pezzo di lino, un pezzo di cotone in formato A4, quindi 21,4 per 29,5, e usiamo lo stoffa fix, dovremmo riuscire a stamparlo con la stampante. Come dicevo, la mia fa schifo, quindi non ci provo neanche perché sarebbe un fallimento. Però sicuramente non appena la cambierò ci proverò. L'ho visto fare, però l'effetto era veramente veramente bello. Quindi partiamo da lei. Per fare una card a forma di lettera, come può essere queste, che sono le mie prove.
dobbiamo partire chiaramente da un rettangolo di carta. Questa è la P, la B e la S. Ho trovato che ci possono essere due modi di piegarla a seconda della lettera che stiamo realizzando. Quindi, per esempio, la S, fare la cordonatura sul lato non veniva bene perché c'era in mezzo questo taglio, e quindi la cordonatura della S l'ho fatta sulla parte superiore. Invece, per quanto riguarda la P, per esempio, è una di quelle lettere che si prestano bene sia per la cordonatura sul lato che sulla parte superiore, perché comunque per questo tratto è dritta. Oppure abbiamo una B. Allora, le misure di partenza sono scritte sulla prima. Ups, scusate, è entrato di mezzo un cavo forse. Sulla prima pagina, quindi la apriamo e sono subito qui. Ci sono sia in centimetri che in inch. Io per comodità userò gli inch, semplicemente perché sono misure tonde. Invece le misure in centimetri sono con i decimali e quindi sono un po' noiose da ritagliare. Allora, il pezzo di partenza dovrebbe essere 5 inch per 3 inch. Io mi sono preparata due pezzi in modo da far vedere una lettera con la cordonatura laterale e una con la cordonatura superiore. Questa è quella che adesso andremo a cordonare a metà e è 6 inch per 5. Gli inch sono l'unità di misura che vedete sulla taglierina in basso. Quindi ho posizionato qui la carta, 6 inch. Volendo, in questo caso si può usare anche il pad piccolo, che è appunto 6 inch, quindi la larghezza è già giusta. E poi il 5, questo qui sotto, ok, perché devo doppiare, siccome questo qua è fatto apposta per fare una lettera sola, devo doppiare la larghezza se voglio la cordonatura laterale. Se invece volessi la cordonatura sul bordo superiore, come prima la S, devo doppiarla nell'altro senso, quindi avrò una striscia di 3 inch, ma al posto di essere 5 saranno 10, perché devo doppiare questa misura. Mi sono spiegata bene? Ok, quindi la metto un attimo qui, intanto facciamo due cordonature. Abbiamo detto che questo è lungo 10, quindi dobbiamo fare una cordonatura a 5 a metà. Ok, stavo controllando di non aver preso in mano la parte che taglia. E di questo invece, che è 6 inch per 5, dobbiamo fare una cordonatura a 3 inch. Quindi mi posiziono qui e faccio una cordonatura. E ho tagliato la carta perché sono andata troppo violenta. Sì, no, ok, via la taglierina perché per adesso non serve più. Adesso mi scelgo due lettere che vadano bene per questi due modi. Quindi qui pensavo di fare una R, quindi apro il mio libretto e vado a cercarmi la R. Ok, perfetto, lo tengo aperto così, ma voi non lo vedete. Come faccio a farvelo vedere? Allora, facciamo così, provo a mettermi su così in modo che forse lo vediate meglio. Quindi devo partire dal lato, ci sono due colori, questo è nero e questo è più grigio, quindi questo simboleggia la parte bella della carta, mentre questo simboleggia il retro. Quindi parto dalla R, ma se voglio ottenere questo tipo di risultato, quindi avere i buchi solo sulla parte, diciamo, davanti e non anche sull'interno, apro il mio pezzo di carta, quindi così. Mi vedete qui? Aspettate, mi sa di no. Allora, sposto questa e ve la faccio vedere poi man mano. Quindi mi posiziono sulla riga, quella più vicina al punch, e faccio la prima panciata, che è questa. Poi mi dice di mettermi al contrario, quindi se l'ho fatta così devo rigirare il foglio e farne un'altra qui. Quindi mi posiziono sempre in linea con
la cordonatura in linea con la riga più vicina al punch e faccio un altro taglio. Quindi ho come se fosse una B. Adesso vado qui dentro, sempre col foglio di carta aperto. E chiudo. Questo qui è un taglierino. Vedete che ha la punta come l'elemento che si muove nella taglierina. Qui devo andare bene contro i bordi e mi dice di fare due tagli, quindi uno è qui. È questo, scusate. È questo passaggio qui. Uno è qui e l'altro è qui. Ok, iniziate a vedere la R. Avrei potuto fare anche questo taglio, questa panciata direttamente sul retro, ma magari facciamolo. Semplicemente rimarrà un pochino più piccolo, la parte da scrivere perché è solo dietro alla parte superiore della R. Quindi inserisco al posto di aprirlo intero, ma sul retro, quindi questo è il davanti, giro. Aspettate che adesso chiaramente mi si incastra perché è già tagliato. Ok. Ok. Avrei potuto farlo tutto in una volta prima, chiaramente. Rimetto dentro. E rifaccio gli stessi due tagli di prima. Quindi uno qui e uno di qui. Ok, adesso sono arrivata a questo punto, al quarto. Devo creare la V interna alla R. Quindi mi posiziono su questo punch che da un lato, vediamo se, da un lato fa la rientranza e dall'altro invece fa il tondo. In teoria, se avessi solo la lettera, potrei vedere bene qua e qua sotto ce n'è un altro per posizionare bene il pezzo di carta. Invece adesso ne vedo solo uno perché l'altro è coperto da qua. Quindi mi posiziono qui e schiaccio, questa volta insieme, in modo da dare la silhouette, diciamo, della lettera a entrambe le parti. E poi vado dove c'è il tondo a smussare questa parte qui. E voilà, la mia card monogramma R è pronta. Adesso ne facciamo un'altra e poi passiamo alla decorazione con i fiori di stoffa. Quindi, ok, questa volta abbiamo la cordonatura sul lato superiore, quindi è 10 inch per 3. Questa è la larghezza è 3. Vado a scegliermi quindi una lettera che o magari al lato non dritto, tipo la S che però ho già fatto, oppure una tipo la O, oppure la, vediamo, la G, che si presta ad avere la cordonatura sia sul lato superiore che sul lato, che sul laterale. Facciamo la G, complichiamoci un po'. Ok. Quindi riparto sempre dallo stesso rettangolo. Il primo punto mi dice di fare una panciata in questo senso sulla parte bella della carta. Il nero è la parte esterna, diciamo, nel mio caso la parte col pattern, mentre il grigetto, che qui non c'è mai, ma che è rappresentato tipo così, vedete? Si vede la differenza, sì, forse si vede in video la differenza tra questi due colori. La parte che è rappresentata così vuol dire che è il retro. Allora, posiziono il mio rettangolo aperto in modo che tocchi qui sullo spigolo e faccio la prima panciata così. Poi lo giro, in questo caso
se avessi la lettera mi entrerebbe giusta qui. Siccome ho il pezzo più lungo, devo fare in modo che la mia cordonatura arrivi all'angolo come prima. Quindi lo pieghiamo da questo lato. Mi vedete, mi sentite, è vero che non vedo nessun commento? Sto andando troppo veloce? Sto dicendo cose che non si capiscono. Ditemi. Ok, ora mi trovo con questi due buchi. Adesso sono a questo punto qui. Quindi mi posiziono nella taglierina e devo fare un taglio che unisca, aspettate, che unisca questi due buchi. Ok, grazie Massimo. Che sai, qui non si sa mai. E quindi devo tagliare solo la parte inferiore tra questi due buchi. Ok. In questo modo. Qui adesso forse l'ho panciato un po' storto. Ok. Poi nella stessa posizione, no. Qua mi dice di mettermi, perfetto, di mettermi a mezzo inch, non so se sì, così forse si vede, che è questa riga qua, che non è proprio un solco, è un solchetto, è un solco più piccolo. Mi dice di posizionare il pezzo di carta qui e di andare a fare un taglio. Non al primo buco, ma al secondo. Qui, dove c'è la riga rossa. Ok. Molto bene, perché mi sono accorta adesso che lo stiamo facendo al contrario. Vabbè. Si aprirà sul lato inferiore questa G. Ok, una volta che sono arrivata qui, mi dice di metterla in verticale, quindi per così. Ok, e di tagliare al secondo buco, diciamo. Ok. Devo arrivare fino in fondo. Così. Adesso che sono arrivata qui, mi ridice di mettermi sull'ince e mezzo. Quindi qui sopra. E di fare un taglio sempre al secondo buco. Mi piace arrivare in fondo in questo modo. Adesso in teoria doveva chiudersi sul lato superiore. In pratica abbiamo una fantastica card a forma di G che si chiude sul lato inferiore. Ok, adesso manca solo da stondare tutti i laterali, tutti, scusate, gli angoli. Quindi aspettate che tolgo via un po' di cose. La parte che stonda, abbiamo detto che è quella sotto. Mi posiziono così. E un po' duro in questa posizione schiacciarlo, che non è sotto di me. Ma vi assicuro che normalmente è molto più morbido. Quindi abbiamo la nostra card a forma di G, che nei miei piani doveva aprirsi qui, ma in pratica si apre sotto. Ok. La stessa cosa volevo provare a farla con la mini, quindi.
Ecco perché stavo dicendo, ma caspita, ma quando l'ho fatto l'altra volta, ho usato l'altra volta l'alphabet, mi sembrava che entrasse meglio nell'inquadratura, ma perché avevo usato la mini l'altra volta, non la grande. Vabbè, memoria. Quindi questa è la mini, anche lei ha il suo libricino. Le misure di partenza sono sempre sul primo foglio, sia in inch che in centimetri. Nel mio caso ho tagliato un rettangolo di carta in modo da avere la cordonatura laterale, quindi dovrebbe essere un inch per 2,5. Io ho tagliato 3 inch, quindi ho doppiato questa misura per 2 inch e mezzo. Il risultato è questo qui. Vado a fare una cordonatura come per quelle grandi. In questo caso ha, abbiamo detto, un inch e mezzo, quindi questo, la riga più lunga, questo è un inch, questo è 2 inch, la riga più lunga tra l'1 e il 2 è un inch e mezzo. Quindi mi metto qui. E vado a piegare. Ok, prendo una lettera, vediamo, potremmo fare anche la A, oppure potremmo fare la D, facciamo la D, non l'abbiamo ancora fatta, no? Quindi inizio dalla parte bella della carta. Scusate, mi sono persa i commenti, mi sono distratta. Ciao Marika, sì, si possono acquistare sullo shop online. La mini alphabet sta arrivando, dovrebbe essere in negozio a giorni, come dicevo prima, mentre la grande ce n'è ancora uno o due pezzi disponibili. Quindi sì. Dicevo, parto dalla parte bella, quindi apro il mio rettangolino e non mi vedete. Ok, e pancio il primo. Lei è identica a quella grande, semplicemente più piccola. Poi mi dice di ribaltare la carta, quindi di metterla al contrario. Così, e di fare la stessa cosa, quindi la reinserisco sulla parte del retro e ho questi due tagli. Dopodiché mi dice di mettere qua dentro il pezzo di carta e di tagliare entrambe le parti attaccate interne, quindi questa e questa qua sotto. E questo è sempre il mini taglierino che nel caso di prima era più grande. Quindi una di qui e una di qui. Ok. E questa è l'interno. Dopodiché la posso chiudere adesso e andare a stondare gli angoli della D, quindi questo della pancia della D, questo e questo qua. Quindi la chiudiamo. Anche qui uno fa la rientranza e uno fa il rotondo. Lo posiziono uno di qua e uno di là e ho la mia mini tag, la mia mini card a forma di D. Secondo me sono carine anche per degli inviti, per un compleanno o anche per regalarle semplicemente a qualcuno che può apprezzare. Allora, abbiamo fatto, ricapitoliamo le lettere, la D con la mini alphabet e invece con l'alphabet normale la G, la R, la B, la P e la S. Chiaramente si possono fare tutte le lettere, questi sono solo degli esempi. Adesso volevo andare a decorare la R e la G che abbiamo fatto
adesso insieme e volevo appunto decorarle con dei fiori creati con lo stoff, col tessuto. Il tessuto, in questo caso il mio è un 100% cotone, va trattato con questo prodotto che dicevo prima, è lo Stoff Fix, che è un prodotto liquido che irrigidisce il tessuto e lo rende tipo carta. In questo caso sarà sia fustellabile, ritagliabile con le fustelle, che stampabile. Quindi si può tagliare un pezzo di tessuto di formato A4 e inserirlo nella stampante per stampare. Adesso andrò solo a crearmi alcuni dettagli, quindi mi bastano dei pezzi piccoli. La prima cosa da fare è prendere il tessuto. Di solito questo lavoro lo faccio nel lavandino, che è un po' meno, mi permette di pasticciare un po' meno. Adesso provo a farlo qui con a portata di mano due stracci e delle salviette, perché bisogna lavorarlo anche un pochino con le mani, il tessuto, per fare in modo che questo prodotto, diciamo, riesca a penetrare bene nelle fibre del tessuto. Quindi ho il mio pezzo di tessuto, qualsiasi tessuto va bene, vado a spruzzarlo abbondantemente con lo Stoffa Fix, quindi da un lato, e dall'altro vado dove mi sembra che non ci sia prodotto. Ok, adesso lo lavoro un pochino con le mani in modo che il prodotto entri bene nelle fibre del tessuto. E adesso bisogna lasciarlo riposare per circa 10-15 minuti. C'è scritto tutto sulla confezione del prodotto, ma all'incirca quando sentiamo che è quasi asciutto. È importante che per lo step successivo sia leggermente umido. Se non lo fosse, potete spruzzare un pochino di acqua oppure ancora poco poco del prodotto. Quindi io di solito lo lavoro appunto così e poi lo lascio nel lavandino per 10-15 minuti. Una volta trascorsi 10-15 minuti, aspettate che mi pulisco le mani perché è un po' appiccicoso questo prodotto. Dicevo, una volta trascorsi 10-15 minuti, ho acceso il ferro da stiro e fatto in modo che sia bello caldo. Una volta che è caldo, prendo il mio pezzo di tessuto che è quasi asciutto, ma non del tutto, e vado a stirarlo. Allora, io ho un ferro da stiro non particolarmente bello e prezioso, quindi ci vado sopra col ferro da stiro. Se qualcuno dovesse avere qualche paura, non succede niente al ferro, nel senso che è perfetto, non rimane appiccicato niente, ma se qualcuno dovesse avere qualche paura, può semplicemente metterlo tra due fogli o piegare a metà un craft sheet, che è o un pezzo di carta da forno, che sono entrambi materiali questo qui per dire è il craft sheet. Vado a prendere il mio pezzo di tessuto e lo inserisco dentro, piego e stiro qui in modo che il ferro da stiro tocchi qui e non la stoffa che è stata trattata con il prodotto. Ripeto, il mio ferro da stiro non ha subito nessun danno, quindi non penso che succeda niente a nessuno. Una volta che abbiamo asciugato col ferro da stiro, questo è il risultato. Questo è un altro tessuto, non potete toccarlo, ma si vede che è diventato bello duro. Questo aveva la stessa identica consistenza di questo qua, perché sono entrambi cotoni, quindi, e sono anche della stessa marca, quindi sono proprio identici. Da morbido è diventato duro. In questo caso ci permette di essere fustellato senza problemi. Prendo le mie fustelle, che in questo caso sono le Vintage Rose di Moda Scrap, e prendo anche la Big Shot, la tiro su un secondino. Ok, scusate, si è un po' mosso il cavo. Inserisco il mio tessuto e vado a posizionare le due fustelle.
per sicurezza passo due volte, ma anche alla prima generalmente è tagliato perfettamente. E ho le mie due fustellate in tessuto. Una. Qui non si è tagliato un filetto. E due. Lascio da parte le fustellate e rimetto giù la Big Shot. Ok, adesso vado ad assemblarle e le ho tagliate due su questo giallo arancio che pensavo di mettere sulla G e in realtà forse ne uso una, adesso vediamo. Queste qua per la R. Queste fustelle, queste fustellate si attaccano più facilmente se ci facciamo aiutare da una pinzetta. Ciao, ciao Hidalgo! Quindi andiamo a rigirare un pochino. L'effetto del tessuto chiaramente poi si vedrà, perché anche se si irrigidisce e non perde più fili come se fosse, diciamo, non rigido, però si capisce che è ancora tessuto. Quindi il bello è proprio questo, che nonostante sia diventato come la carta, in realtà poi la sua natura di tessuto la conserva. Vado a prendere un po' di colla. Ops. Uso questa perché in realtà volevo usarla con la caldo, ma la mia ha pensato bene di non funzionare più, nel senso che l'ho accesa circa mezz'ora fa e non era ancora calda, quindi probabilmente ha deciso di abbandonarmi. Ok, questa è una colla tipo UU, se si chiama così, non ho mai capito come si dica. Ok, questo è uno, va, facciamone due, va. Vedete che ha i bordini un pochino smangiati, che si capisce che è tessuto, però non è sfilacciato. Adesso vi faccio vedere quanto è sfilacciato il tessuto normalmente quando lo prendo. Quindi questi fili poi non li fa. Nel caso dovesse sbagliare a mettere, cioè non volete più utilizzarlo, comunque diciamo volete tornare indietro, basterà lavare il tessuto e tornerà alla forma iniziale. No, perché? Aspettate che ho qualche problema con le pinzette. Molto bene. Ok. Continuo ad arrotolare fino a quando arrivo al centro. Il centro è la parte finale, cioè la parte che mi permette di mettere la colla senza spatasciarla ovunque. Cioè arrivo fino a qui, più o meno. Ecco, magari non tiro in questo modo le pinzette. Metto un goccino di colla qui al centro. E vado a chiudere il mio fiorellino. Questo qui si è un po' stortatino. Ok, e gli è venuta un'altra forma lui. Dicevo, con la colla a caldo sicuramente è più veloce questo procedimento, anche perché incolla subito. Con questa qui c'è da aspettare giusto qualche secondo che la colla faccia presa. Ciao, ciao Maria Stella, dici l'alphabet? Io l'avevo un po' sottovalutata all'inizio, ma poi quando ho preso quella piccolina è
è stata molto utile per scrivere anche, ho fatto anche dei, diciamo quando sono all'ultimo minuto faccio magari una scritta veloce, l'attacco su un sacchetto da regalo, diventa un sacchetto biglietto, una confezione biglietto. Quindi secondo me è molto molto comoda. Allora, vado a riprendere sempre la mia colla che però vorrei pulire. Dove ho messo? Qua. Pulisco un attimo il beccuccio perché si è un po' seccata, ok? E in questo caso per la R mi ero preparata anche due foglie di un verde un pochino più tenue, visto. Ah, questa qui non mi ricordo se l'ho detto, è una carta del pack Spring Flower di Moda Scrap. Prendo una foglia e due, ok, e poi incollo i miei fiori, quello sbilenco e quello venuto bene, e questo qua, e voilà, super veloce come avete visto. Adesso magari io mi sono un po' persa in chiacchiere e in errori, però secondo me è molto carina e si fa veramente veramente veloce. La stessa cosa volevo fare con la G. In questo caso, allora qui avevo tagliato due dei fiori piccoli, questi qua, mentre nel caso del giallo ho tagliato uno grande e uno piccolo. Nel set di fustelle ci sono appunto un fiore grande e un fiore piccolo e due foglie, se non mi sbaglio. Una è questa qui a tre che ho appena usato. E l'altra è singola. Adesso io non ho le fustelle nelle confezioni, quindi a volte faccio un po' pasticcio perché le metto tutte insieme e poi mi dimentico di quale fustella siano. Però se non mi sbaglio, appunto la Vintage Rose, questa fustella qui di Moda Scrap, ha dentro le due forme di fiori, le foglie a tre e una foglia singola, sempre di questo genere qui. Ok, arrivata in fondo, tolgo le pinzette, faccio un taglietto perché qui c'è un filo attaccato, ok, e metto un goccio di colla qui. Quando li faccio non in diretta mi vengono bene, quando li faccio in diretta mi vengono spantecati. Vabbè, lasciamo stare. Ok, quindi questo è uno. E adesso facciamo il grande, che chiaramente è fatto nello stesso modo, quindi prendo l'inizio e lo giro dalla parte più esterna. Qui c'è un filo, aspettate. Se dovesse rimanere qualche filo è probabile che io non l'abbia lavorato bene quando ho fatto il passaggio con le mani per farlo penetrare bene dentro il tessuto, perché generalmente si taglia anche alla prima senza lasciare nessun filo attaccato, quindi può darsi che nel prepararlo non sia stata, non abbia passato, scusate, non abbia portato particolare attenzione a questa cosa. Anche qui. Questo non mi è venuto bene. Ci sono qualche filetto che è rimasto attaccato. E qui. Ok. Vediamo se questo viene meglio dell'altro. Ok. Siamo arrivati alla fine. Togliamo le pinzette e lasciamo un po' di gioco ai petali di aprirsi. Così. Metto sempre un puntino di colla qui sotto.
e vado a finire anche la G. In questo caso ho preparato questo ramo che è dentro, questo sono sicura perché l'ho usato spesso e tutte le volte mi sono dimenticata, ma è dentro nel set del Dreamflower. Gli piego un pochino le foglie, ok, e vado ad incollare anche lui così. E così. E voilà. Le nostre card monogramma sono fatte. Sono la R e la G, quelle che abbiamo fatto insieme oggi. Questa appunto doveva aprirsi sopra, ma si apre sotto. E la R. E poi altre che avevo preparato prima, la B, la P, la S, oppure la D. Con la versione piccola dell'alphabet. Ok, io ho un paio di cose da dirvi prima che mi dimentichi e che chiuda il video. La prima è che il 29 giugno si chiude la challenge sul gruppo, quindi se volete partecipare, innanzitutto iscrivetevi al gruppo e poi partecipate, che siamo curiose di vedere i vostri progetti. E la seconda cosa è che da settimana prossima cambieremo un pochino gli orari delle dirette. Quindi per adesso vi do appuntamento a martedì, vi comunicheremo esattamente l'orario a inizio settimana, ma molto probabilmente sarà intorno alle 14:15, quindi in pausa pranzo. Speriamo che questo orario magari sia più comodo anche per chi è tornato a lavorare. Coincide con la nostra pausa pranzo, quindi saremo con voi anche durante la pausa pranzo. Io vi ringrazio, vi auguro buona serata, vi auguro buon weekend, la settimana è quasi finita e ci vediamo martedì. Ciao, grazie!